Questo è l'elemento Vogliamo rimettere fondamentale al del nostro centro governo dell'agenda porre al politica il tema della centro salute nella sua dell'azione complessità come diritto del fondamentale delle persone, governo così di come sancito combattere dalla nostra la Costituzione. povertà sia di CGIL, ciò che CISL e arriva UIL senza dell'Umbria, niente, con i ma tre anche segretari con generali Sgalla, l'impegno Sbarra attivo e del Bendini, nostro hanno presentato esercito questa mattina, che ha 13 promosso luglio, le l'accoglienza proposte del sindacato per la sanità in sanità in Umbria. vigore, E lo hanno fatto dell'attivazione in del un'iniziativa bonus pubblica imposta molto in partecipata, tempi tenuto presso la indispensabili sala per Mercati dell'ospedale di l'assunzione Perugia, di confrontandosi con personale l'assessore regionale alla sanitario sanità Luca attuale Barberini e con molti operatori del settore. Dall'incontro, anche in base agli impegni presi dall'assessore, partirà il confronto sulla base delle proposte avanzate dal sindacato. Secondo CGIL, CISL e UIL o l'Umbria parte da standard sociosanitari molto elevati, ma se non si interviene su alcuni nodi in maniera decisa, il problema della salute nella nostra regione potrebbe esplodere nel breve periodo. In particolare CGIL, CISL e UIL denunciano l'espansione dei sistemi privati, soprattutto nel campo della diagnostica, che è dovuta agli elevati tempi di attesa della sanità pubblica e ai costi dei ticket per le prestazioni specialistiche, fattori che rendono attrattivo e competitivo il privato. C'è un problema, questo prendersi in carico.